Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Abbiamo cominciato esattamente da dove abbiamo interrotto nello scorso episodio. Quindi siamo qui, sono andato a curarmi Pokémon ed ecco con la nostra squadra appunto composta da Dolphan, Swellow, Pikachu, Snorlax, Scorfish e Sceptile. Vi avevo detto che mi ero fermato qui nello scorso episodio perché nella prossima parte di percorso ci sarebbe stato un Pokémon molto interessante da prendere. E sarebbe stato utile fare una parte dedicata a lui per poi finire il percorso e arrivare alla zona Safari di Fuxiapoli, dove ci è stato detto che si trova la prossima battaglia, appunto, della Battle Frontier. Detto ciò, quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi del Pokémon che troveremo in questo episodio e della Battle Frontier di Ash in generale, e di iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo! Questi allenatori li abbiamo già battuti, questi centauri. Proseguiamo quindi e dobbiamo battere questo allenatore. Manderemo Dolphan. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. You there, show me what you got. Fammi vedere di cosa sei capace. Va bene, vediamo, caro Pokémoniaco Trevor. Che manda Venusaur. Non abbiamo fatto la scelta giusta. Proprio per niente. Però Terremoto dovrebbe comunque fargli male. Ok, lui usa Profumino. E Terremoto quasi lo tira giù. Peccato. Speriamo che lui non usi un attacco di tipo erba, non usi un attacco di tipo erba, altrimenti moriamo, che fortunatamente usa ancora Profumino. Va bene, stupido Venusaur. E Donphan al 58. Manderà Charizard ora. Contro Charizard lascerei Donphan, perché ha una bella Rock Blast da tirargli, anzi Rock Slide. Ok, Flamethrower dovremmo reggerlo abbastanza, mentre lui, danno 4 per, se ne va a casa. Ecco fatto. Ed infine Blastoise, contro Blastoise invece manderei Sceptile, vai. Blastoise è un Pokémon molto difensivo, non so se riusciremo a one-shottarlo con la nostra Fendifoglia, però ci proveremo. Ok, si è one-shottato, perfetto. Ok, bello questo allenatore che va ai 3 starter di canto al massimo stadio evolutivo, pure meglio di Ash. Ed ecco qui il Pokémon di cui vi parlavo, Celebi. Il leggendario. Purtroppo alcuni leggendari in questa ROM sono messi di così, un po' buttati a caso. Anche Giratina, vi ricordate, lo trovavamo un po' in giro a caso. Però d'altronde non è che si possa fare una storia, un evento apposta per ogni leggendario. Alcuni ce l'hanno avuto, come per esempio i tre cani leggendari che erano nella torre ad Amarantopoli, nella torre bruciata. Altri, Kyogre e Groudon, ce l'hanno avuto con il team Acqua, team Magma che si scontravano. C'era anche Lance, quella parte era molto carina. Alcuni invece come Celebi sono buttati un po' così a caso. Proviamo a catturarlo, ovviamente salviamo davanti al leggendario. Ecco qua. E andiamo a catturare Celebi. Eccolo qui. Bellino lui. Livello 50, attenzione. Andiamo a paralizzarlo subito. Ecco fatto. Ah, si è mangiato la bacca per curarsi della paralisi e noi lo paralizziamo di nuovo. Non vedo quale sia il problema. Baton Pass, ok, continua a fallire, perfetto. Continuiamo a fargli un po' di danno. Ah, attenzione, lui si cura. Lui si cura, infame. Bisogna iniziare a fargli sprecare questi Life Dew, altrimenti non riusciremo mai a prenderlo. Ne ha usati due per ora. Se non sbaglio, Life Dew ha 20 PS. Ok, Ancient Power ci farà malissimo. Ok, no, fortunatamente no. Andiamo a provare a catturarlo. Allora, le Fast Ball dovrebbero funzionare bene su di lui. Dov'è? Eccola qua. Proviamo di... Andiamo di Fastball. Vita rossa paralizzato. Celebi non dovrebbe essere troppo difficile da catturare come leggendario. E infatti preso al primo colpo, attenzione. Primo colpo per Celebi. Livello 64 per Pikachu. E abbiamo preso Celebi. Eccolo qui. No, non vogliamo... Non vogliamo... soprannominarlo. E a questo punto, o meglio rinominarlo, mettiamoci davanti... Swellow, dai. Ecco fatto. In caso di una lotta in doppio, mettiamo Sceptile. Anzi, eccola qua la lotta in doppio. Altro che caso. Vai, sfidiamo le due ragazzine. Kiri e Jan. O Jan. O Jan. Come volete. Ecco qui un terremoto sarebbe stato molto utile in realtà. Molto molto utile al posto di avere questi Pokémon che non servono alla sega. Cambiamo Pokémon e andiamo dentro. Sono Donphan, dai. Mentre contro di lui, con lui usiamo Energy Ball su uno di loro. Fa comunque tantissimo danno, eh. Ok, vai, Earthquake su tutti. E
e Xsource, uno dei due, tanto qui con Earthquake li buttiamo giù tutti facilmente. Ecco fatto, Sceptile si prende un po' di danno, ma loro vanno giù. Plusle e Manion sconfitti. Ecco qua, tutti si prendono un po' di punti esperienza, tutti contenti e proseguiamo. Allora, altro allenatore Pokémoniaco. Lasciamo Swellow, speriamo di aver fatto una buona scelta. Vediamo un po' cosa vuole questo allenatore, o meglio cosa ha Carter. Alakazam. Ok, non male, Brave Bird dovrebbe shottarlo. Vediamo, eh. Non ha difesa la Kazama, infatti. Buono così. Poi Aggron. Sì, contro Aggron cambiamo Pokémon e mandiamo Sceptile. Andiamo quindi di Leaf Blade. Dovrebbe essere super efficace. No, non è super efficace. Mannaggia, mi ricordavo male. Andiamo in Energy Ball, dovrebbe fare molto più male. Esatto. E andiamo al 59 con Sceptile. Oh, sì, oh, proprio. Andiamo a sfidare questa Combat Girl. Hai mai sentito parlare di Koga? Certo. Certo, Crush Girl Angela. Che ho sentito parlare di Koga. Ok, contro Kecleon andiamo di Aerosalto. Penso che un paio di Aerosalti possano bastare. Attenzione, no, non bastano. Ok, usa anche Sostituto. E poi Sucker Punch. Ok. Ha preso danno il sostituto al posto di lui. Sta andando male questa lotta, eh. Mi aspettavo molto meglio. Andiamo con Snorlax. Che fastidio il sostituto. Ok, Body Slam. Ok, ma non è servito a nulla il sostituto, sbaglio. Si è buggato magari. Shiftry. Contro Shiftry manderei Swellow e userei Volo. Un volo in teoria dovrebbe ucciderlo se non fallisce Swellow. E se è comunque più veloce di Shiftry, cosa che penso sia. Quindi vai, usa Volo, ottimo. Doppio team, ok, potrebbe fallire. Fortunatamente non fallisce e lo one-shotta, ottimo. Ottimo così, 57 per Swellow, Reversal. Reversal è Vendetta. Ah no, Reversal e Rivincita, giustamente. Potrebbe essere utile, al posto di Steel Wing, che davvero non serve una sega. Ok, togliamoglielo. Tipo acciaio è davvero bruttissimo da usare come attacco. Boh. Allora, direi di darci una curata ai Pokémon qui. Veloce, diamo una Fresh Water a lui. Una Fresh Water a lui, anzi un paio. E una anche a Donphan. Poi cambiamo Pokémon e mettiamo Donphan e Swellow come tattica questa volta, useremo Terremoto e andiamo a sfidare questi due in una lotta in doppio. Vai, Ron e Mia. Hitmonlee e Hitmonchan, ok. Abbiamo i Pokémon giusti. Iniziamo con un bel Aerosalto su Hitmonlee e Earthquake su entrambi. Ok, Hitmonlee ci saluta subito. Perfetto, prima ancora che possa attaccare, Mega Pugno ci usa. Earthquake ovviamente non ha effetto sul mio Oswellow e lo finiremo con Aerosalto. Buono. Donphan a livello 59, ottimo. Proseguiamo qui sopra. Abbiamo un'altra allenatrice prima di prendere quello strumento. Vorresti quel premio, non è vero? È certo che sì. Seglia con Clefairy. Ok. Strano. Andiamo di vendetta. Ah, è vero che ora è tipo folletto, giusto? Essendo tipo folletto non prende danno da lotta. Ok, ci ha ucciso Swellow, ma non è un problema. Noi ora andiamo di Snorlax. Ecco qua, gli tiriamo un bel po' di slam in faccia. Ah, si aumenta pure la difesa, attenzione, infatti sopravvive, infamello. Clefairy tra l'altro l'ho usato nel mio Let's Play Walkthrough di Pokémon Blu. Ho usato un Clefable in squadra proprio ed era fortissimo. Ah, ok, un incenso Rock Incense. A questo punto possiamo andare a fare tappa qui a Fucsiapoli per curarci Pokémon. Ok? Curarci Pokémon e andare poi a finire di fare gli allenatori nel percorso. Ecco qua. Tac.
ci diamo una bella curata ai Pokémon e andiamo a finire gli allenatori del percorso, così finiamo per bene tutti i percorsi. 12, 13 e 14 dovrebbe essere questo. Oppure 13, 14 e 15, che siamo arrivati al percorso 15. Forza, Centauro. Fammi vedere quello che sai fare. Ernest, con Bellsprout. Noi abbiamo Swallow. Ottimo, ottimo così. Andiamo di Aerosalto. Certo, un centauro con Bellsprout è un po' strano. Molto strano. Well, well, tu sei un avicoltore? Sì, eccolo qui. Pidgeot. Pidgeot contro Swallow. Ok, interessante scontro. Andiamo di Brave Bird. Vediamo quanto danno li facciamo. Buono, metà vita. Wing Attack va benissimo. E altro Brave Bird. Ok. E abbiamo battuto anche Chester. Proseguiamo. Altro centauro. Contro il centauro manderei Donphan. Penso che abbia Pokémon tipo veleno. Vediamo. A meno che sia come quello di prima che va un Bellsprout. Totalmente a caso. Ok, sia Pokémon tipo veleno. Vediamo che speriamo che lui non abbia levitazione, più che altro. Ok, perfetto, neutralizing gas. Earthquake. Ecco qua. Gulpin. Lui sicuramente non ha levitazione. Tiriamolo giù. Grimer. Vai, Earthquake. Perfetto. What? What, mi spiace. Altro allenatore qui e dovremmo aver finito. Dovremmo aver finito tutti gli allenatori del percorso. Yasmin con Weeping Bell. Ok, Donphan non è la scelta più indicata. Ma usiamo Rock Slide. Razor Leaf ci fa discretamente male. Abbiamo comunque una difesa altissima, quindi sopportiamo il danno. Sunflora, cambiamo Pokémon e mandiamo Swallow. Andiamo di Aerosalto, dovrebbe bastare. Ah, di poco, peccato. Attenzione, ci ha shottati. Non me lo aspettavo così forte, Sunflora. Devo dirvi la verità. Mandiamo Snorlax, allora. Vai, Body Slam. Ha lento però, Sunflora, eh? Lentino. Tangela, lasciamo il nostro Snorlax. Usiamo Body Slam di nuovo. No, mi ha addormentato. E non ho più Russare, giustamente, come mossa. Eh sì, Snorlax continua a dormire. Body Slam. Non l'ha paralizzato purtroppo. Vai, altro Body Slam. E questa volta lo paralizza. Body Slam di nuovo e addio. Tangela. That's wild. Eh sì, proprio. Tate abbiamo già battuto. Sì, quindi abbiamo completato anche il percorso 15. Siamo partiti dal percorso 12, abbiamo fatto 13, 14 e 15. E nel mezzo abbiamo anche battuto il Battle Dome di Tucker. Ecco qua, ora siamo a Fuxiapoli. Possiamo andare a curarci Pokémon. Potevo anche non fare tutto il giro, è vero che hanno tolto quello stupido recinto che c'era nei giochi Pokémon normali, che ti costringeva ogni volta a fare il giro dell'oca per andare a curarti Pokémon. Perfetto, abbiamo quindi ottenuto Celebi. Direi di dare un'occhiata al nostro Celebi per l'appunto, dato che l'abbiamo preso. Ecco qua. Eccolo qui, Celebi. Summary. Like to trash about. Likes to trash about, ok. Perfetto. Button Pass, guardalo qui che cercavo di usarlo in continuazione. Oh, questo sarebbe stato molto tosto da affrontare. Con Leech Seed e Lifedew sarebbe stato molto molto tosto. Fortunatamente non ci ho usato Leech Seed. Ho usato Button Pass per 2 volte, ma non avevo niente da passarci. Devi usare Switch per farti. Sì, non aveva proprio niente da usare, effettivamente non era in un party. E Lifedew ce l'ha usata un paio di volte, poi fortunatamente ha smesso. Andiamo quindi a posizionarlo nel suo posto. Qui, eccolo qua. Abbiamo completato anche questo box, manca solo da far evolvere Mightyena, qui. Sia Pucciena e Mightyena. E da far evolvere l'Arvitan in Tyranitar. Poi per il resto, davvero manca solo Gligar a questo punto, per completare anche il Pokédex di Johto. Niente male, niente male. Posizioniamoci qui perché nella zona safari potremo catturare un bel po' di roba di Hoenn. O di un bel po'. Non so quanti effettivamente Pokémon ci siano nuovi. Però andiamo a prepararci qui alla zona safari.
Ecco qua, ma prima di entrare, il video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!